Bentornati sul nostro canale. Allora, fa freddo, come vedete da come siamo conciati. Ci sono 2 gradi, quindi fa veramente freddo. E adesso stiamo andando a fare 2 commissioni. La prima è dal ferramenta, che dobbiamo andare a prendere delle cose per noi e per mia suocera. E poi andiamo ad Asti. Sono già iniziati i mercatini, ma noi non andremo ancora ai mercatini, ma andiamo da Action perché vorrei un attimino vedere se c'è qualche cosa per i fai da te natalizi e soprattutto se c'è qualcosa per dei regali, perché sapete che noi comunque partiamo molto prima, non ci riduciamo mai all'ultimo, perché sennò poi è una corsa matta, tutti che corrono, no grazie. E quindi siccome volevamo fare dei regalini un po' particolari, quindi con delle buste con dentro qualcosina eccetera, volevo andare a vedere da Action se c'era qualcosina che poteva interessarci, e quindi ho detto ma sì, portiamo anche loro con noi, così vedete un pochettino cosa c'è in questo momento da Action. Mi viene da starnutire, vi porto un po' con noi, così se vedete qualcosa anche che possa servire a voi sapete che c'è. E poi torneremo a casa, faremo pranzo, ci metteremo lì, ci rilasseremo, anche perché sinceramente è sabato e ce la prendiamo con molta calma, calma, calma. Quindi adesso andiamo prima dalla ferramenta, che tra le quali è arrivato un altro, dobbiamo prendere un altro, come si chiama, deumidificatore, perché quello che era in sala e in camera, ma ci serve assolutamente anche sotto, perché se no non va bene. Solo che in camera, avendo appena imbiancato, non volevamo far venire subito la muffa, quindi abbiamo fatto cambio. E niente, quindi ci vediamo tra poco per voi. Quanta bellezza che c'è, quanta bellezza, amore. Allora, questo qua è il deumidificatore che ci ha regalato mia suocera per Natale, sì, un po' presto, però ne avevamo bisogno, quindi ha detto almeno so cosa regalarvi quest'anno, e quindi ci ha regalato il deumidificatore. Non so cosa dirvi altro, perché non so cosa... Cos'è, 20 litri? 20 litri di capacità, è molto più grosso di quello che abbiamo su. Invece siamo andati, volevo mettere in modo che non ho il sole proprio in faccia, ok. Siamo andati da Action e da Tiger. Da Tiger non abbiamo preso niente, perché c'era un sacco di cose carine, ma abbiamo detto no. Invece da Action lì abbiamo preso delle cosine di Natale. Ho freddo, avete pazienza? La prima cosa è questa casettina bellissima che... Ah, aspetta, si accende. Oh, che carina, si accende, c'è la luce. Comunque molto molto carina, guardate, da aggiungere alle decorazioni. Siamo stati bravi, dai, non è che abbiamo speso tantissimo. Poi... abbiamo preso 3 di questi qua, che sono carinissimi. Sono delle casette da assemblare, dopo vediamo un attimino, provo ad aprirne uno per vedere un po' com'è.
potete colorarle voi, vi fate il villaggio. E sono in legno. Questo qua è un negozio di dolci. Poi c'è il negozio di giocattoli, carinissimo, e il caffè, il bar. Molto molto carino, li assembli e ti fai le casette un po' come vuoi. Poi il bollitore che non so se era rotto, e siccome abbiamo visto che costava meno che altri in altri posti, abbiamo preso il bollitore, se riesco a tirarlo fuori. Perché nel microonde ci mette troppo a scaldare, invece qua è meglio. C'è un singhiozzo. E poi l'ultima cosa carinissima è questo pupazzo che si fa con l'uncinetto. Ho visto che ne fanno un sacco online e quindi l'abbiamo visto, io e Manu abbiamo detto ma sì dai ci proviamo, cioè ci provo e vediamo un po' come viene. Nella scatola, aspettate, che secondo me sono carine queste cose qua che devi anche un po' farti tu da solo, perché stavo cercando cose fai da te, carte eccetera, ce n'erano, ma poi in quel momento non sapevo in realtà cosa fare, quindi ho detto no, evito. Poi ho trovato queste casettine qua da assemblare, ho detto che carine. Anche perché quest'anno il presepe vorremmo metterlo di là in cucina, sul mobile nuovo. E vediamo un po'. Allora, in questo kit molto molto carino c'è, chissà se riesco, la lana per fare il corpicino, per fare il berrettino. Voglio vedere mo se riesco a farla sta roba. Oh, se non riesco io la do a tua madre. Perché se non riesco a farla io, io la do a lei che è molto più brava sicuramente di me. Qua ci sono le istruzioni. Anche perché qua c'è, dice giro 1, iniziare dal secondo punto della catenella partendo dall'uncinetto, quindi lavorare 1 per 3. Per me è una cosa che... ostrovota, non so cosa voglia dire. Mi sa che poi, vabbè che ci sono anche le figure, però vi farò sapere come va, se andrà a finire da mia suocera o se riuscirò a farlo, se non lo fa lei, tanto si è già offerta volontaria in realtà. Questo qua che per fare i bottoncini, i pumin. Ah, guarda che ci sono anche gli altri bottoncini e ovviamente l'ago per cucire e il ferro. E questa, ah, questa è l'ovatta da metterci dentro. È carinissimo, è costato 4,99 euro, quindi neanche tanto. Per chi vuole sperimentare, io veramente ne abbiamo visti tanti. Ci sono delle cose fantastiche, tipo abbiamo visto una come si chiama, una tartaruga bellissima, gigante, mamma mia. Quindi questo è fatto così. Adesso vediamo le casettine. Ne apriamo una. Abbiamo il caffè, che questi qua si possono sia colorare, realizza la tua decorazione natalizia in legno, ma bisogna anche tagliarla. Sono dei pezzi da tagliare? No, sì. No, boh, non lo so. Guardate che carino. Secondo me queste cose qua da fare anche con i bimbi ci stanno, perché comunque basta colorare, voi assemblate, loro colorano e già fa più festa,
Vediamo un po'. Poi sono in legno, quindi sono carini veramente. Step 1, step 2, step 3 e step 4. Ma non c'è qua dentro. Ah sì, c'è. Sto dicendo, manca il cosino, ma... Quindi lo step 1 è tagliare ciò che bisogna tagliare. Ma sono già tutti tagliati. Non ho ben capito. Ah, perché queste sono le cose in più. Ah, ho capito. Ce la posso fare? Queste sono le... Ecco, bravo, capisci anche tu. Il davanti e il dietro. Questo è il dietro, questo è il davanti. Sì. Poi bisogna staccare i laterali. I vari cosi. E questo si mette qua davanti. E si colora. Così. Non so se si vede. Comunque magari faremo poi un video dove proviamo ad assemblarne uno insieme, così almeno vi faccio vedere. Sì, penso che bisogna solo tagliare i pezzettini in cui sono attaccati qua. Poi il resto è già tutto staccato, cioè si vede. Sono carini, dai. Prossimo video coloriamo e facciamo una casetta insieme, così ci prepariamo al Natale. Non so se farlo poi a dicembre per il Vlogmas o cosa. E niente, quindi questi sono tutti gli acquisti. Non vi ho detto quanto è costato, quanto costano questi, perché non mi ricordo. 2,99. No, era 1,99. Non abbiamo il... Magna dice 2,99 questi qua. La casetta mi pare 4,99. Ce n'erano due o tre tipi, ma ne abbiamo preso solo uno, così carino. E niente, quindi adesso non so cosa facciamo, ci vediamo tra qualche secondo. Allora ragazze, io sono qua in bagno perché fra un po' mi cambio, mi metto ancora più comoda con il pigiama, ebbene sì, perché tanto sono le 3:30-4 di sabato, non dobbiamo andare da nessuna parte, non devo fare pulizie perché casa è tutta pulita, ci sarebbe da piegare della roba, ma la pieghiamo domani. E quindi adesso la mia idea è pigiama, monto il video e mi guardo qualcosa sulla TV. Ho iniziato un nuovo K-drama, per chi non lo sapesse, una nuova serie di TV coreana, quindi non vedo l'ora di finirla, di vederla, che è molto 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 carina. Si chiama Beyond, questo è su Netflix, ve lo lascio qua sotto il nome, così se magari vi può interessare guardare questa serie TV, vi lascio il nome qui così, molto molto carino, e facciamo un po' di relax, giornata, pomeriggio di relax, e quindi non avrebbe senso sinceramente farvi vedere che sto sul letto a guardarmi una serie TV, montare il video, non ha senso. Quindi concludiamo questo video di primi acquisti natalizi, che non so se ce ne saranno altri. Man mano che farò le cosine che vi ho mostrato prima ve lo farò vedere, vedremo se riuscirò a fare quella cosa nell'uncinetto o no, vediamo. E niente, vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo martedì con un nuovo video. Ciao ciao!